Ok, Marco Bonifacio da Bangkok, praticamente sì, le origini mediterranee dei primi sistemi sia economici che monetari, che sono diverse. Ah, allora, facciamo veloce, questa è la prima, speriamo di non fare la seconda. Allora, i primi sistemi economici nel mondo nascono ovviamente in Mesopotamia, circa 5.000 anni fa, insomma, con Assiri, Babilonesi e via dicendo. Ovviamente, anche se c'era già l'uso di monete, non si può parlare di sistema monetario, perché, ve lo spiego dopo, i primi sistemi economici, teoricamente, anche senza soldi o valute, si può già parlare di primo sistema economico, perché già il baratto di per sé è una forma di sistema economico che però non comprende appunto la moneta. Però appunto nell'area mesopotamica, appunto circa 5.000 anni fa, inizia sia il primo sistema economico, diciamo anche di baratto, quindi senza soldi o valute, e poi appunto inizia anche il primo sistema economico, appunto diciamo, valute o monete, però ancora non si può parlare di sistema monetario. Perché? Perché per avere il primo sistema monetario, bisogna il primo sistema monetario nasce in Libia, in Turchia. Perché? Perché è vero che le monete si usavano anche prima, però appunto erano non so come dire, dei mix di, non so, ferro, oro, rame, quindi non era, non so come dire, uniforme. La prima volta che si ha appunto un sistema uniforme, quindi appunto si può parlare di monetario, sistema monetario, quando appunto ogni moneta ha un preciso peso, un preciso valore, quindi una precisa grandezza, e quindi è facilmente identificabile. Quindi, perché per di prima dovevi scambiare 10 kg di patate con, non so, 10 grammi di oro, per esempio, come facevi a sapere che quei 10 grammi erano veramente oro, o che percentuale avevano di rame o di altre cose? E quindi, appunto, questo è importante dirlo: i primi sistemi, appunto, sia di scambio che economici, nascono in Mesopotamia. Per dire, però, c'erano delle monete, però non si può parlare ancora di sistema monetario. Per avere il primo sistema monetario bisogna aspettare Lidia in Turchia, e questo è il primo sistema monetario. Per avere invece poi il primo sistema monetario, diciamo così, liberale, quindi non tirannico, invece bisogna aspettare la Grecia. In Grecia per la prima volta si ha un sistema sia economico, monetario, però liberale. Quindi in che senso liberale? Innanzitutto che non era necessariamente appunto in mano ai re, alle famiglie reali, o necessariamente in mano diciamo, ai governi. E infatti è importante ricordare che nell'impero romano, finché invece era una repubblica, si avevano dei sistemi liberali, sia economici che monetari, ma liberali. Mentre in un certo senso durante Giulio Cesare avviene la prima volta, non il primo, diciamo, gold standard, ma le prime mafie sul gold standard. E infatti quello è un passaggio molto importante da studiare, ma al massimo lo esamineremo un'altra volta, perché infatti c'è molto da dire, perché in un certo senso con la caduta di Giulio Cesare, allo stesso periodo, succede che cosa c'è? Uno dei passaggi più importanti che ha influenzato tutta la storia mondiale moderna, che è quello appunto che del passaggio dalle famiglie, per dire, al potere nella Repubblica di Roma, della dinastia Ptolemaico, alle Flavie, Auguste, Ottaviano, insomma, e tutti quelli che vengono dopo. Questo è un passaggio importantissimo. È perché finché stavano i Ptolemaici, quindi dinastie anche etrusche, si stava benissimo e si stava diciamo, anche in Repubblica. Caduta la Repubblica, caduta la dinastia Ptolemaica, entrano appunto queste famiglie, appunto, che poi iniziano l'impero romano, perché prima era una repubblica. E infatti c'è da dire che gli stessi, anche appunto poi con Tito e Tiberio, sono quelli che usano prima le favole, è lungo da spiegare, le favole del Messia, perché provarono a prendere in giro, non so come dire, i medio orientali, popoli del Medio Oriente. E però quelli non abboccarono, e videro che però in Europa tanti abboccarono, e diciamo, vuoi sentire, allora, la favola del Messia non ha funzionato là, e allora usiamola con Tito e Tiberio, proviamola ad usare con noi. E infatti esattamente quello che fecero, tanti infatti poi, non tanto infatti con l'editto di Costantino, quanto col consiglio di Nicea, che là appunto fu instaurata la favola, ma non so, ce ne sarebbe parecchio da dire. E qui questa è la differenza dei sistemi. Oggi cercherò di fare un
ho un articolo, sì, un video, ma penso più un articolo, riguardo tutta appunto la differenza di emissione del sistema appunto economico monetario italiano degli ultimi 2 secoli, ma non alla svelta come quella che ha fatto Benetazzo, bensì, perché sì, è importante dei vari passaggi, appunto il Regno d'Italia, per dire Repubblica, vabbè, i vari passaggi, sì, di emissione a debito, a credito, però quello molto importante, sì, a parte infatti l'ultima moneta cartacea emessa a credito è quella dell'ultimo governo Craxi. Infatti, come vi ricordate, sulle 500 lire di carta stava appunto scritto Repubblica Italiana, mentre col primo governo Prodi, quello che diceva che appunto ormai i corrotti come Craxi erano stati arrestati, invece Craxi è un eroe, perché con lui e con Aldo Moro veniva emessa moneta sovrana con su scritto Repubblica Italiana, corso legale, pagabile al portatore. Quindi che fa Prodi? Fa arrestare Craxi dicendo che è il corrotto, ma in realtà era esattamente il contrario. Craxi ha cercato di difendere la sovranità monetaria italiana, è il corrotto a livello pure internazionale Prodi, perché i soldi iniziano a rubarli e non finiscono nemmeno in Italia, finiscono tutti nelle banche all'estero. Infatti, primo governo Prodi si inizia a stampare moneta con su scritto Banca d'Italia. Tu dici, vabbè, la Banca d'Italia, che però poi verrà privatizzata, Banca Italia, poi BCE e tutto, quindi si emette solo e sempre moneta a debito da una banca centrale privata, sia essa nazionale come Banca d'Italia o Banca Italia, e poi la BCE, che sono banche private. Vabbè, questo qua poi andrebbe spiegato meglio. Una cosa importante, l'emissione degli spiccioli, ancora adesso le monete metalliche, rientra sotto appunto sotto la cosa del tesoro italiano. Quindi io già proposi, vabbè, in un'intervista che feci con l'ingegner Sipolino, ma anche in un articolo, che in una forma di protesta combinata anche ad altre, quella appunto di richiedere tipo stipendi, cose dalla banca solo in spiccioli. Perché lo spicciolo viene meglio, gli spiccioli vengono messi dal tesoro senza debito e non ci guadagna quasi niente nessuno, perché c'è una moneta per dire da 100 euro, una carta da 100 euro per dire il prezzo della carta è 0,30, uno spicciolo da 2 euro di moneta metallica e già vale tipo 1,40 per dire, o 40, 50 per dire 0,50 il metallo che ne fa parte, e quindi noi ci guadagniamo pochissimo, e più appunto come ho detto è messa dal tesoro. E non che il tesoro deve chiedere alla banca centrale privata, per favore mi dai i soldi su carta, e quindi questa è un'altra cosa. E infatti la stessa cosa, infatti, è importante, come Kennedy nel 63 emise la moneta con una banconota da 5 dollari con su scritto non Federal Reserve Note come accade dal 1913, ma bensì United States Notes, cioè è importante, sopra non ci sta la firma del governatore della Federal Reserve, bensì la firma del segretario del tesoro, che è così che dovrebbe essere, è il tesoro che dovrebbe dire alla banca centrale, oh, stampa questo, dammi che devo fare ospedali, cose, no che il tesoro deve chiedere alla banca centrale privato, oh, per favore stampa 100 milioni che devo costruire gli ospedali e poi li bisogna ripagare con gli interessi, va, questa è già la cosa incredibile. Infatti, vabbè, più tardi farò altri articoli. L'altra cosa importante da ricordare è che i debiti di guerra, ragazzi, l'Italia, io te lo dico già da te, noi, esattamente come hanno provato a fare dei giornalisti in Grecia, perché la Germania alla fine della seconda guerra mondiale furono condogliati, non so come dire, vabbè, regalati per i debiti che avevano sia con la Grecia che con l'Italia. Allora, ragazzi, esattamente come ci hanno provato in Grecia, secondo me noi in Italia dovremmo fare esattamente la stessa cosa e provare a richiedere indietro i debiti di guerra che furono condonati alla Germania e che aveva nei confronti dell'Italia. Allora, visto che stiamo tutti qua a fare i dritti, facciamola sta cosa, diamoci da fare, perché è tutto nero su bianco, basta ritrovare i documenti e presentare e dire alla Germania, oh, qua sta scritto che tu mi devi dare tot soldi, me li hai dati? No. Quindi ora o mi dimostri che questo è falso oppure me li dai ed è di zì. BCE cose, non me ne frega niente, perché l'Italia, anche tutti i trattati criminali che hanno firmato, quelli che andrebbero arrestati, che li hanno firmati, che sono anticostituzionali e vanno anche contro i diritti umani, ma l'Italia è ancora una repubblica, quindi in qualsiasi momento può reclamare i debiti di guerra che ha nei confronti della Germania, che non li ha mai ripagati né all'Italia e né alla Grecia. Anzi, secondo me dovremmo pure reclamare indietro la Georgia, per dire, anzi, siamo un po' tardi, perché la Georgia alla fine della prima guerra mondiale aspettava l'Italia. E invece l'ha poi iniziata la seconda e se l'è fregata l'Inghilterra, mettendo pure la bandiera di Re Giorgio, della dinastia di Re Giorgio. Quindi, ragazzi, cioè, non ci possiamo far prendere in giro ogni volta, ci dobbiamo dare da fare,
tutti i do documenti, la legge, cose, tutto dalla nostra parte. So tutto, abbiamo le prove di tutto. Quindi, ragazzi, cioè, diamoci da fare. Penso che dico che dobbiamo fare, che dobbiamo fare. Ecco, ve lo dico che dobbiamo fare. Organizziamoci in queste cose, contro l'altra, altre cose che vi ho detto. E so, vediamoci da fare. Vabbè, speriamo di non aver registrato. Dai, che mo mi vedo la partita del Bari, forse a Bari. Marco Bonifacio di marzo da Bangkok. Dai, ci vediamo più tardi.